Bene a tutti amici, un saluto da 1983 del Pio, oggi siamo qui con una nuova prediction. Oggi vi mostrerò i probabili 11 delle varie big europee, ovviamente senza contare quelle di Serie A, Premier League e Spagna, che ho già fatto nei video precedenti, che trovate tutti nella playlist FIFA 18 prediction. L'unica cosa vi dico che vi porterò comunque in questo video sia al Chelsea che il Tottenham, perché negli ultimi giorni di mercato hanno apportato qualche cambiamento, quindi vi porterò solo loro due, ma tutto il resto saranno le big del campionato tedesco, le big del campionato francese, le big del campionato olandese, Turchia, Russia e alcune anche del resto del mondo, in modo tale, diciamo, da completare il quadro delle squadre che prevalentemente giocano la Champions League, o come meglio nota agli amanti di FIFA, la Champions Cup. Quindi, bando alle chiacchiere, passiamo subito alla prima squadra. Siamo in Ligue 1, parliamo del Monaco. Monaco è nato da Jardim, schiera un 4-2-3-1, con tra i pali Subasic, difesa 4 con Kongolo e Sidibé sulle fasce, centrale Glick e Jamerson, centrocampo Tielemans, che arriva dall'Anderlecht e Fabinho, davanti Keita, arriva dalla Lazio per 30 milioni, Jovetic e Gezal, davanti Radamel Falcao. Questo per quanto riguarda l'AS Monaco. Passiamo invece a un'altra squadra insomma, importante, che però è uscita contro il Napoli, prima di Champions League. Parliamo dell'OJC Nice, ovvero Nizza, di Favre, che schiera un 4, insomma, sarebbe un, mi sembra un 4-2-3-1, però qui mi dà anzi un 3-4-1-2, però qui addirittura da un 2-1-4-1-2, non so perché. Comunque, tra i pali cardinali, difesa 3 con Sarr, Dante, Chalet, centrocampo 4 con Saint-Maximin, Cossielleau, Seri o addirittura Mendy, che è arrivato dall'Est nell'ultimo giorno di mercato, e Lemelo davanti, trequartista Schneider, davanti ancora Plea e Mario Balotelli. Per quanto riguarda invece l'Olympique Marseille o Marsiglia, di Rudy Garcia, schiera un 4-3-3 con tre pali Mandanda, difesa 4 con sugli esterni Sakai ed Evra, centrali due ex giocatori del Valencia, arrivati entrambi in questo mercato estivo, ovvero Rami e Abdennour. Centrocampo abbiamo Sarr, Sanson e Luis Gustavo, che arriva dal Wolfsburg, davanti Payet e Thauvin, a supportare l'ex giocatore di Benfica Olympiacos, Mitroglou. Ora abbiamo invece l'Olympique Lione di Genesio, che schiera un 4-3-3 con tre pali Lopez, difesa 4 con Marçal e Tete sulle fasce, centrale Diakabi e Marcelo, a centrocampo Darder, Toussart e Grenier, davanti Depay, Traoré e Mariano Diaz, ex giocatore della Madrid in prestito al Lione. Infine, l'ultima squadra francese che andremo a vedere è il Paris Saint-Germain di Unai Emery, con tre pali Areola, difesa 4 con Courtois, Thiago Silva, Marquinhos e Dani Alves, centrocampo a 3 con Verratti, Rabiot e Di Maria, davanti, attacco inedito, Cavani supportato da Mbappé e da Neymar. A proposito, lasciate nei commenti, ditemi la vostra, in base, insomma, a ciò che pensate sulla campagna folle del Paris Saint-Germain, che comunque in questi giorni è sotto osservazione della UEFA per il Financial Fair Play. Andiamo ora in Germania, partiamo con la Bayer Leverkusen, il Bayer Leverkusen del nuovo allenatore Herrlich, schiera un 4-2-3-1 con tre pali Leno, difesa 4 con Wendell Henrichs sulle fasce, centrali l'ex giocatore del Borussia Dortmund, Bender e Tah, centrocampo a 2 con Aranguiz, il nuovo giocatore Kor, trequartisti Julian Brandt, McMeady e Belarabi, davanti il nuovo giocatore del Bayer Leverkusen proveniente da River Plate, Alario. Passiamo al Borussia Dortmund, che ha cambiato anch'esso allenatore, esonerato Tuchel, hanno preso Peter Bosz, schierano 4-3-3 con tre pali Bürki, difesa 4 con Schmalzer e Piszczek sulle fasce, centrali Papastathopoulos e Bartra, centrocampo 3 con Weigl, Castro e l'ex Borussia Mönchengladbach, Daoud, davanti Reus, Aubameyang e l'ex giocatore della Dinamo Kiev, Yarmolenko. Borussia Mönchengladbach schiera un 3-4-1-2 con tre pali Sommer, difesa 3 con Elvedi, Kolodziejczak e Janske, davanti a loro Wendt, Kramer, Strobel e Traoré, trequartista Stindl, davanti Raphael e Thorgan Hazard. Poi abbiamo ovviamente il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, che schiera un 4-2-3-1 con tre pali Neuer,
Difesa 4 con Alaba e Kimmich sulle fasce, centrali Hummels e Boateng, centrocampo Vidal e Thiago, davanti Ribéry, James Rodriguez e Müller che si scambierà ovviamente con Robben, e davanti Robert Lewandowski. Andiamo a vedere anche lo Schalke 04. Schalke 04 allenato da un allenatore italiano che si chiama però tedesco, quindi è italiano ma o tedesco, vi chiedete voi, è un po' un casino. Comunque il cognome è tedesco, si chiama Giovanni Tedesco, nazionalità italiana. Comunque, lo Schalke 04 schiera un 3-4-3 con tre pali Fährmann, difesa Nastasic, Naldo e Raider, centrocampo a 4 con Özpica, nuovo acquisto, Bentaleb, Goretzka e Koke, davanti Caligiuri e Konoplyanka che sosterranno la punta Embolo. Passiamo all'ultima squadra della Bundesliga che andiamo a vedere oggi, ovvero il Red Bulls Lipsia, o Leipzig in tedesco, schiera un 4-4-2 con tre pali Gulaksi, difesa 4 con Bernardo e Klostermann sulle fasce, centrali Orban e Comper. Centrocampo a 4 con Forsberg, Kampl che arriva dal Bayer Leverkusen, Naby Keita e Sabitzer davanti, Poulsen e Timo Werner. Facciamo un salto anche in Inghilterra, come vi ho detto, passiamo al Chelsea di Conte che schiera un 3-4-3 con tre pali Courtois, difesa 4-3 con Kyle, David Luiz e Rüdiger, centrocampo Kanté e Bakayoko che potrà ovviamente sostituirsi con Drinkwater, sulle fasce Marcos Alonso e il nuovo acquisto Zappa Costa, davanti Hazard e Willian sosterranno Alvaro Morata. Per quanto riguarda il Tottenham si era un 4-2-3-1 con tre pali Lloris, difesa 4 con Danny Rose, il nuovo acquisto dal Paris Saint-Germain per 25 milioni Orie. Centrale Vertonghen e l'ex Ajax Davinson Sanchez, a centrocampo Dier e Dembélé, davanti Alli, Eriksen e Son che sosterranno Harry Kane, punta centrale. Andiamo in Olanda, per quanto riguarda l'Olanda, partiamo subito dall'Ajax di Kaiser, si era un 4-3-3 con tre pali Onana, difesa con Sinchgraven, Wildgraver, De Ligt e Veltman, centrocampo Zajcek, Schön e Van den Beek, davanti Younes, Szczęsny e ovviamente il figlio del prodigo, Klaas Jan Huntelaar. Passiamo al Feyenoord, il Feyenoord guidato da Van Bronckhorst, schiera un 4-3-3 con tre pali Jones, difesa Nelom ed Ixex Fiorentina sulle fasce, centrali Van den Heijden e Boateng, a centrocampo El Amadi, Terstra e Viena, davanti Başakşehir, Jorgensen e rientrante dal prestito Boetius. Infine in Olanda andiamo a vedere PSV Eindhoven, che schiera un 4-3-3, allenatore Cocu, che schiera un 4-3 con Zoet in porta, difesa con Arias e Brenet sulle fasce, centrale Isit Mirin e il nuovo acquisto Lukaksen, centrocampo Hendricks, Ramselaar e l'ex Milan e Chelsea Van Ginkel, davanti Pereiro, De Jong e il nuovo acquisto Lozano. Andiamo ovviamente anche in Portogallo, partiamo dal Benfica, Benfica di Rui Vitória, schiera un 4-4-2 con tre pali Julio César, difesa con Grimaldo e Almeida sulle fasce, centrale Jardel e Luizão, centrocampo 4 con Servi, Salvio, Pizzi e Feja, davanti Jonas e Gabigol, che ovviamente sarà interscambiabile con Seferovic. Passiamo al Porto allenato dall'ex giocatore, insomma, ha giocato anche in Italia, ovviamente parliamo di Sergio Conceição, che schiera un 4-4-2 con tre pali Casillas, difesa 4 con Telles e Pereira sulle fasce, centrali Marcano e Felipe, davanti loro girano Pérez e Torres, sulle fasce Corona e Brahimi, davanti Suárez e Aboubakar. Per quanto riguarda lo Sporting Lisbona, allenato da Jorge Jesus, ex allenatore del Benfica, schiera un 4-1-2-1-2 con tra i pali Patricio, Rui Patricio, difesa 4 con fasce tutte nuove, con entrava Piccini, centrale nuova Mathieu, poi c'è Coates, centrocampo William Carvalho, sulle fasce Martins e Alan Ruiz, trequartista Bruno Fernandes, davanti Dost e Doumbia. Questo per quanto riguarda il Portogallo. Andiamo anche al resto del mondo, andiamo a vedere per esempio lo Shakhtar Donetsk di Paolo Fonseca, che schiera un 4-2-3-1 con tre pali Piatov, difesa Ismaili e Serna sulle fasce, centrali Rakinski e Ordez, centrali, centrocampo Fred e Stefanenko, davanti Tyson, Bernard e Marlos, punta sarà Facundo Ferreira. Guardiamo anche l'Olympiakos, l'Olympiakos allenato da Hagi, schiera un 4-2-3-1 con tre pali Proto, nuovo acquisto, difesa 4 con El Abdellaoui e l'ex Fiorentina Milic, centrali Da Costa e Bottia, centrocampo Odigio Foe e Taxidis, davanti a loro Fortunis, Marco Marin,
Carcela Gonzalez, punta centrale e Menike. Andiamo in Russia, partiamo dallo Zenit di San Pietroburgo, allenato da Roberto Mancini, schiera un 4-2-3-1 con tre pali Lodygin, difesa 4 con Krishov, Krishito, Smolnikov sulle fasce, centrale Ivanovic e Mammana. A centrocampo, due nuovi acquisti, Kranevitter dell'Atletico e Paredes della Roma. Trequartista, Driussi, supportato da Emiliano Rigoni e Shatov. Davanti, la punta sarà Kokorin. Sempre in Russia, andiamo a vedere lo Spartak Mosca, campione in carica, allenato da Massimo Carrera. Schiera un 4-4-2 con tre pali Repro. Difesa 4 con Kombarov e Shenko sulle fasce centrali, Maurizio e Bocchetti. Centrocampo, Fernando e Pasalic. Sulle fasce, Proms e Saveno. Davanti, Luis. De Luis e Luis Adriano. Andiamo a vedere anche l'altra squadra di Mosca, ovvero il CSKA. Il CSKA allenato da Goncharenko, sembra che si pronunciasse così, che schiera addirittura un 5-4-1 con tre pali a Kinfaier, difesa 4 con Shennikov, Ignacevic, Vasin, Beretruski e Fernandes, centrocampo a 4 con Milanov, Zagoyev, Verblum e Golovin, davanti l'Asina Traoré. Chiudiamo il video, ragazzi, andiamo a vedere le squadre ovviamente in Turchia. Partiamo dalla prima squadra che è per forza è la Beşiktaş. Beşiktaş allenato da Şenol Güneş, che schiera un 4-2-3-1 con tre pali Fabrizio, difesa 4 con Erkin e Gönül sulle fasce, centrali Pepe e Tosic. A centrocampo Arslan sarà aiutato da Medel. Davanti a loro Babel, Talisca e Quaresma supporteranno la punta centrale che è Negredo. Andiamo a vedere il Fenerbahce. Il Fenerbahce è nato da Kocaman, schiera un 4-2-3-1 con tre pali Demirel, difesa 4 con fasce tutte nuove, ovvero Tremoulinas dalla Siviglia e Maurizio Isla, centrale Neto che arriva dallo Zenit e Skrtel. Centrocampo composto da Topal e Sousa, davanti a loro agiranno Valbuena, Virar sulle fasce, davanti a loro Ekici e ancora davanti Roberto Soldado. Passiamo all'ultima squadra, invece che è il Galatasaray. Galatasaray allenato da Igor Tudor, ex conoscenza del calcio italiano, schiera un 4-2-3-1 con tre palle Muslera, difesa 4 con Sarioglu e Mariano sulle fasce, centrale Balta e Denayer, centrocampo 2 composto da Fernando e Selçuk Inan, davanti a loro Öztekin, Belanda e Gomus a supportare la punta Bafatembi Gomis. Quindi ragazzi, il video termina qua, io vi ringrazio. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che il contenuto vi sia piaciuto. Se avete altre proposte su FIFA 18 Prediction, non osate ad aspettare, a chiedere, chiedete subito. Ho intenzione di portarvi una nuova FIFA Prediction, ovvero quella sulle nazionali, ovviamente prendo le nazionali maggiori, e stavo pensando di portarvi i convocati, la lista dei convocati delle varie squadre durante questa settimana dove sono avvenute le qualificazioni ai mondiali. Quindi, se vi interessa un'altra FIFA prediction sulle nazionali, su qualche altro campionato, qualche altra squadra, consigliatemi. Vi porterò ovviamente quello della Serie B italiana perché mi avete chiesto in molti. Detto ciò, ragazzi, continuate a consigliarmi i giocatori e altre FIFA 18 prediction. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Robert Matri 1990 del Delpi. Ragazzi, alla prossima. Ciao!